Buongiorno, bentrovati ad una nuova diretta di Mattina Live. Iniziamo questa nostra giornata in musica e lo facciamo con uno degli artisti più eleganti del panorama italiano, un vero artigiano delle note. Sto parlando di Antonio Calò, per tutti Bungaro, e che torna in concerto a Napoli il prossimo venerdì 24 marzo al Teatro San Carluccio con il suo nuovo progetto, così titolato Volevo volare con i piedi per terra. E qui lo salutiamo, gli diamo il nostro buongiorno. Ben trovato Antonio, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Come stai? Bene, piacere di essere qui, bella atmosfera. Grazie. Un bellissimo studio e bella energia, che è una cosa che mi piace sempre. E andiamo proprio in energia, Antonio, cominciamo proprio a parlare di te, però prima di entrare nel vivo della nostra piacevole chiacchierata e di parlare di questo show, io direi di ascoltare insieme il tuo ultimo singolo, così titolato Le previsioni della mia felicità, che tra l'altro è stato girato proprio qui a Napoli. Ascoltiamolo insieme e poi ritorniamo qui con il nostro ospite. Se potessi fermare il tempo a partire da adesso, che la tua parte è più fragile e la mia parte migliore. Se potessi tornare indietro solo per sorriderti ogni giorno. Se potesse la guerra fare l'amore. Ma tu dimmi adesso cosa ci è successo. Non c'è più il coraggio, non è più lo stesso. Vorrei trovare un modo per dormire la notte senza di te e chiederti perdono per tutto quello che non siamo stati mai. E dentro questa specie di TV il mondo sbaglia. Pensavo le sapessi solo tu, le previsioni della mia felicità. Felicità. Se potessi fermare le lacrime che ci bagnano gli occhi e dalle nostre paure diventare più forti, ricordarci che prima di tutto ci siamo amati davvero, ma quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Ma tu dimmi adesso cosa ci è successo. Non c'è più il coraggio, non è più lo stesso. Vorrei trovare un modo per dormire la notte senza di te e chiederti perdono per tutto quello che non siamo stati mai. E dentro questa specie di TV il mondo sbaglia. Pensavo ne sapessi solo tu previsioni della mia felicità. Felicità. Vorrei trovare un modo per dormire la notte senza di te e chiederti perdono per tutto quello che non siamo stati mai. E dentro questa specie di TV nessuno lo sbaglia. Pensavo che fossi proprio tu la felicità. Le previsioni della mia felicità di Bungaro, un singolo splendido, elegante, delicato, armonico, complimentissimi. Ecco, tra l'altro questo singolo sarà al centro anche di questo show, no? Di questo concerto che sì, appunto avremo la possibilità sì, di ascoltare il prossimo 24 marzo a Teatro San Carluccio. Entriamo nel merito di questo concerto, che cosa dobbiamo aspettarci?
Beh, sicuramente spero, come sta succedendo ormai da dicembre, che siamo in giro per tutta l'Italia. E emozione, prima di tutto, c'è molta commozione, emozione, divertimento. Ecco, vedo lì, questo sono io da piccolo. Esatto, volevo volare con i piedi per terra. Sì, volevo invece fermarmi perché ho rivisto il video. Ed è una cosa per me, non solo è girato a Napoli, poi questo pezzo l'ho scritto con un'altra cantautrice napoletana che è Rachele, che è straordinaria, abbiamo scritto insieme questa canzone, e poi ho scelto due attrici napoletane che io adoro pazzamente, sono due talenti secondo me importanti di questa nuova generazione, che sono le sorelle Fontana. Io vidi un film al cinema, Indivisibili, sempre di un grandissimo regista, di Angelis. Esatto, regista e io mi innamorai di loro. E ottenne anche riconoscimenti. Sì, il David Donatello, con le musiche di Il nostro abitabile. E niente, mentre lo rivedevo, anche lì c'è un'ispirazione, un'emozione. Questo è fondamentale proprio in tutto quello che io vado a fare. Ho scelto Napoli perché è un po' la mia seconda città, perché i miei dischi li registro qui a Napoli, i miei musicisti sono napoletani, Antonio Fresa che arrangia con me tutte le mie canzoni, i miei progetti, e poi il San Carluccio che è un gioiello. È una piccola perla, è una perla del cuore della nostra città. Tra l'altro, ecco il motivo dell'ispirazione, ma entriamo anche nel vivo della motivazione per cui decidi anche di scegliere questo titolo, Volevo volare con i piedi per terra, che appunto nell'immagine iconica rappresenta Antonio Bambino, quindi un Tony, e che si racconta al proprio pubblico attraverso 30 anni di canzoni, e questo bambino probabilmente svela poi un po' a se stesso. No, sì, un rapporto un po' univoco e bidirezionale, tutto ciò che non è mai riuscito a dire. In questo caso ti chiedo, Bungaro, come è avvenuta l'ispirazione o comunque l'idea di costruire il progetto Volevo volare con i piedi per terra? Guarda, è nato tutto in maniera naturale, ho aspettato il momento giusto io sono una persona sempre molto discreta, sempre scrivo tanto, sono sempre in giro a fare il mio lavoro, però nella mia vita così privata vivo in un, grazie a Dio, in un angolo di paradiso vicino Roma, in mezzo alla natura, agli alberi, all'aria pulita, con gli animali, con dei cani meravigliosi, con una compagna napoletana, anche lei. Napoli detto, è proprio nel tuo Napoli cuore. È nel mio cuore, ci sarà sempre. E chiaramente questo bambino mi dà la forza di dire cose che non ho mai detto, no? Che poi rappresentano la mia vita, ma la vita di tutti, perché parto dall'età di 9 anni, dove racconto delle cose che non vi voglio dire adesso, ma delle cose incredibili, no? Di questo bambino che parte. Qualcosa però puoi dircela, dai. Beh, una cosa clamorosa che non ho mai detto, quasi mi vergognavo, che questo bambino che parte all'età di 9 anni con mio nonno, mia madre, mia sorella, che cantava, che insegna canto a Lecce ancora oggi, partiamo, facciamo questo lungo viaggio fino a Torino dai nostri parenti, e con questa bianchina due giorni di viaggio, e poi da lì partiamo per Sanremo, che c'era un festival che era il Festival di Sanremo dei ragazzi, e io per la prima volta all'età di 9 anni sono entrato al Teatro Ariston. Immaginate questo bambino che si meraviglia di questa bellezza, mia sorella, ed eri già stato preso dalla musica, dal mondo della musica. Sì, ma io vinsi proprio il festival e lo racconto. Però sapevi dentro di te che quella sarebbe stata per la tua strada. Sì, ma da sempre, da piccolo, è una cosa naturale che prima si parlava di fuoco sacro, credo che sia importante sentirlo, quando lo senti non lo molli, esatto. Non ne puoi fare a meno. I greci dicono l'eudaimon, no? Quando riesci a scoprire il tuo eudaimon, effettivamente è un qualcosa che ti aiuta poi ad indirizzare, a canalizzare bene le tue energie in ottica della scelta di vita che poi si compie. Una vita di discese, di salite, perché poi sono tanti anni che faccio questo lavoro, poi racconto le mie
fortune anche queste voci italiane. Ho scritto esatto, esatto, perché diciamolo anche a pubblico, da oltre 30 anni scrivi pagine importanti di musica d'autore nazionale, italiana ed internazionale, e a tal proposito di riconoscimenti, tu ne hai ricevuti tantissimi, fra questi 4 premi della critica al Festival di Sanremo, ancora 2 premi Musicultura, 3 premi Lunezia. Oggi cosa cerca però nella musica bulgaro? Ma libertà, verità, rapporto con il pubblico, come dice il titolo, volevo volare con i piedi per terra, stare con i piedi per terra però, e continuare a progettare. Io ho sempre amato la musica a 360 gradi, mi piace il cinema, ho avuto anche la fortuna di poter fare uno dei film forse più importanti, che Perfetti Sconosciuti. Esatto, entriamo anche nel mondo appunto di quest'altra espressione musicale, però attraverso un'altra piattaforma, attraverso un altro canale, che è appunto quello del mondo del cinema, e in tal caso con il cinema tu hai ricevuto Nastri d'Argento, il Chuck d'Oro e una nomination al Davide Donatello per appunto la canzone dell'omonimo film, stavi dicendo Perfetti Sconosciuti. Per te che cosa rappresenta però anche questo diverso modo di espressione musicale? È una delle cose che mi piace di più. In questo momento il cinema, le immagini, l'ispirazione in questo caso come avviene? Avviene perché tu o leggi la sceneggiatura oppure ti immagini qualcosa e lì diventa una scommessa con la tua anima, perché poi devi scrivere una canzone che deve fare la differenza. Deve fare la differenza, ma soprattutto che racconti. Che racconti quello che hai visto, quello che stai vedendo, perché poi nei titoli di coda arriva questa canzone e deve fare la differenza. Secondo me il pubblico poi si accorge quando tu scrivi con l'ispirazione. Il pubblico non lo freghi, no, assolutamente, in tutti i campi, capisce se c'è ispirazione, se c'è sincerità, se c'è veramente, come dico io, quella manovalanza dell'anima, dell'artigiano, no? Oggi che riesce a regalare tutto emozioni, molto veloce, però è giusto che sia così, ma difendere la bellezza, difendere questi posti, quando mi hanno parlato del San Carluccio a Napoli, sapevo la storia, che lì ha debuttato Massimo Troisi, Tony Servillo, Roberto Benigni, è un piccolo posto, tra l'altro siamo proprio quasi al sold out, mancano pochi biglietti, per me Napoli rappresenta la passione, la cultura, l'invenzione, la creatività, Napoli. E anche l'ispirazione e la libertà, no? Parli, la libertà. Ma Napoli un po' mi ricorda il Brasile, io sono stato tante volte in Brasile a registrare anche dei dischi a Rio de Janeiro, ho trovato Napoli molto simile a questo mondo brasiliano, perché anche la gente che magari è un po' più... c'è sempre un sorriso, c'è sempre una forma di accoglienza. Sì, assolutamente. E non è scontato, grazie delle bellissime parole che regali alla nostra città, noi ci teniamo tantissimo, io personalmente, quindi grazie di queste bellissime parole di stima che porti e provi per Napoli. Parliamo anche di quello che è il tuo legame, no? Sempre artistico, con tanti autori della musica nazionale italiana, perché tu effettivamente hai avuto numerose collaborazioni con artisti quali Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Ronny, anche nel mondo dello spettacolo, come Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Grazia Di Michele e tanti altri. C'è un'esperienza che maggiormente ti è rimasta nel cuore, che possiamo raccontare al nostro pubblico bungalow? Beh, ci sono due voci che le chiamo le voci pensanti che mi ispirano ancora oggi, ancora adesso scrivo per Fiorella Mannoia e per Ornella Vanoni. Sono due mondi diversi, ma hanno una caratteristica, che loro quando cantano hanno un peso, sanno cantare le parole. Siamo amici, siamo molto amici. Io all'inizio l'ho cercata Fiorella, specialmente i primi anni, sono ormai 14 anni che lavoriamo insieme, e ricordo che volevo a tutti i costi scrivere per lei. E poi ci sono stati degli aneddoti che io racconterò durante lo spettacolo, ma anche quello di Ornella, come ho conosciuto Ornella è veramente incredibile, perché scrissi una canzone e la mandai al produttore, ma non per 3 mesi non ho mai ricevuto segnale di quella canzone, e a un certo punto in questa canzone diceva: le vedi le rondini ancora tornare lontano e sul campo adagiare, le rondini sul campo adagiare. A un certo punto squilla il telefono, numero sconosciuto, e sento la voce di Ornella, fa: comunque le rondini non si adagiano,
E così ho conosciuto Ornella, poi siamo diventati amici, magnifico. Abbiamo fatto un Sanremo bellissimo nel 2018. Beh, complimentissimi. Posso chiederti, oggi dopo tanti anni di successi e progetti realizzati e ancora di realizzare, che cosa diresti a quel bambino di 9 anni? Di continuare a volare con i piedi per terra, perché ne vale veramente la pena. Beh, vogliamo insieme allora? Assolutamente. Ma soprattutto con il nostro pubblico, invitandoli per l'appunto a questo imperdibile appuntamento quando, lo ricordiamo, venerdì 24 marzo al Teatro San Carluccio, Volevo volare con i piedi per terra, un concerto, un 30 anni di canzoni, di aneddoti, di racconti, appunto cantati, interpretati, detti, citati dal protagonista bungaro al secolo, Antonio Calò. Grazie davvero e complimenti. Grazie a tutti. E ancora tanta tanta buona musica. Vi aspetto. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, restate con noi, piccolo break. La strage di Cutro è sicuramente uno di quegli eventi che segnerà la pagina e la cronaca del nostro paese per molto tempo. Una ennesima tragedia, quella in mare, che purtroppo ha restituito alla costa calabrese 73 cadaveri, e in tale ottica il governo ad oggi sembra muoversi lungo una linea molto più dura e ferrea, con l'obiettivo di disincentivare le partenze e favorire l'immigrazione regolare. Cerchiamo di entrare nel tema dell'argomento insieme ad una graditissima ospite, un tema tra l'altro molto delicato, di cui parleremo appunto con Cecilia Strada, attivista e portavoce di Rescue People, nonché ex presidente di Emergency. Buongiorno, grazie di questo collegamento. Buongiorno a voi. Dunque, io le chiedo, insomma, di attraverso lei di poter fare un po' di chiarezza sull'accaduto, perché oramai sono sicuramente passati 20 giorni da quella tragedia, tante sono le parole spese. Questo naufragio, tra l'altro, avviene a 10 anni dal tragico naufragio di Lampedusa nel Mediterraneo. Possiamo anche, in realtà, con lei vorrei toccare questo aspetto, ovvero la stima, perché nel Mediterraneo in 10 anni sono morte circa 26.000 persone, 225 solamente nel 2023. Io le chiedo, lei che in realtà riesce ad avere il polso della situazione e sicuramente molto più competente, perché ad oggi, nel 2023, tragedie simili accadano ancora? Perché continuano ad esserci migliaia e migliaia di persone che attraversano il mare come unica strada che hanno aperta per arrivare in Europa, perché visto che le rotte sicure e legali sono chiuse per venire in Europa, non solo per i cosiddetti migranti economici, ma anche per persone, come abbiamo visto, le vittime della strage di Cutro, che scappavano da paesi in guerra, paesi dove le donne non possono più studiare, non possono più lavorare, eccetera, 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 le rotte legali sono chiuse. E quindi inevitabilmente le persone finiscono e si affidano ai trafficanti di esseri umani come unica possibilità per loro di lasciare il loro paese e arrivare
nel luogo dove vogliono andare, che non è l'Italia, che non è quasi mai l'Italia, che è sempre l'Europa, solo che l'Italia è lì, l'Italia è la porta dell'Europa perché è geograficamente in mezzo al mare. Certo. E quindi poi questo fenomeno finisce a interessare in prima battuta più noi, ma è chiaro che ci saranno stragi in mare fin tanto che non ci saranno porte e canali d'accesso sicuri e legali per arrivare in Europa, è inevitabile. Quali strategie dovremmo adottare, ma soprattutto il governo, tra l'altro proprio il governo ha deciso con la Premier Meloni di adottare una linea molto dura con il nuovo decreto migranti, tra l'altro si prevede l'introduzione di un nuovo reato per morte o lesioni gravi in conseguenza di traffico di clandestini, lei che cosa ne pensa? Io penso che appunto la soluzione sia aprire, fare dei decreti flussi, come non ci sono più da moltissimi anni nel nostro paese decreti flussi, perché di fatto i numeri dei decreti flussi oggi sono semplicemente delle sanatorie per chi è già qui, per chi è già in Italia e magari è diventato irregolare perché ha perso il suo lavoro. Quindi bisogna ripristinare dei decreti flussi, non bastano i corridoi umanitari, servono decreti flussi per permettere alle persone di arrivare legalmente in Europa. Servono evidentemente anche potenziare i corridoi umanitari e le protezioni internazionali, le richieste di asilo da parte di persone come quelle che abbiamo visto che sono morte nella strage di Cutro. Quanto alla linea dura, esatto, sul non facciamoli partire, ma secondo me è semplicemente irrealistico dire non facciamoli partire. In questi giorni si è detto molto: se non partono non muoiono. Il fatto è che se non partono sono già morti, perché nei loro paesi non si può più vivere. Per tantissimi motivi. Quindi sì, ricordiamo che loro partono effettivamente da paesi in cui c'è guerra, quindi ci sono condizioni sicuramente di grande disagio, di grande sofferenza, di grande dolore. Io di grande miseria, come una Tunisia colpita dalla crisi economica, dove un litro di latte costa 3 euro, e è chiaro che ci siano dei mille problemi, mille motivi diversi per cui le persone scappano dal loro paese, sono accomunati tutti quanti dal fatto che non possono farlo in modo legale. Però mi permetta, ecco, la Premier, ecco, non solo si concentra su questo aspetto, ma addirittura la stessa parlerebbe di un rischio invasione, è un'ipotesi da accogliere, è effettivamente così, cosa ne pensa? Potrebbe esserci un rischio di invasione, quindi andiamo ancora a toccare un altro aspetto. Ma non ci sono mai stati numeri da invasione. L'anno scorso sono arrivate via mare in Italia più o meno, in un anno intero, più o meno sono arrivati il numero di persone in fuga dall'Ucraina che abbiamo accolto in un mese allo scoppio della guerra, e non mi sembra che nessuno abbia mai notato questa invasione di ucraini nel nostro paese. Ovviamente è meno male, per fortuna, quindi i numeri dell'invasione non ci sono. Non solo, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone che arrivano in Italia non vogliono rimanere in Italia, e alla prima occasione libera si vanno in un altro paese europeo dal quale non vengono rimandati indietro nonostante gli però mi permetta clima. Probabilmente la preoccupazione adesso diventa alta anche per lo scenario bellico in cui comunque siamo coinvolti, e in realtà ne è coinvolta l'Europa, è coinvolto il mondo intero, e proprio legato alla situazione del flusso migratorio, l'utilizzo di migranti quale arma di guerra ibrida potrebbe essere una eventuale ipotesi che in questi giorni sta venendo fuori, essendo molti migranti provenienti da aree sotto il controllo delle truppe russe Wagner. Anche in questo caso è una chiave di lettura un po' errata, quindi ci aiuti a fare chiarezza anche su questo aspetto, perché poi c'è un po' di confusione anche per gli stessi cittadini, telespettatori, quindi la preoccupazione sale. Al momento non c'è nulla, non c'è nessun elemento che indichi che ci sia il gruppo Wagner dietro alle spinte dei migranti. È vero che il gruppo Wagner, come siccome tante altre società private di mercenari, operano in tantissime zone di conflitto e di crisi nel mondo, e andrebbero, per quanto mi riguarda, messe fuori legge, perché non hanno mai fatto un servizio a nessuno se non alle milizie e a criminali. Ma nel caso dell'utilizzo dei migranti come arma ibrida non c'è veramente nessuna indicazione di questo di nessun tipo. Ci sono invece cose che suggeriscono che non sia proprio così, per esempio il fatto che negli ultimi mesi sono molte più le partenze dalla Tunisia che non dalla Libia. La Tunisia ha superato la Libia come diciamo, luogo di partenza dei barchini. In Tunisia non opera gruppo Wagner, quindi secondo me è un allarme che non ha motivo di essere. Poi se ci diciamo gruppo Wagner opera in zone in cui preferiremmo non ci fosse, e vabbè, certo, siamo tutti d'accordo, ma di lì a dire che c'è una guerra ibrida contro l'Italia, che stanno lavorando sulle partenze dei migranti, ce ne passa tanto e non penso proprio che sia vero. C'è un altro tema, che è quello della guerra agli scafisti.
perché in questi giorni il governo continuava a dire 30 anni di carcere per gli scafisti, a parte che c'erano già pene del genere, ma il punto è chi sono gli scafisti, perché gli scafisti, se loro intendono i trafficanti. Esatto, i trafficanti, perché oggi gli scafisti, il sinonimo dei scafisti è uguale trafficanti, quindi dovremmo un attimino tornare indietro proprio sull'etimo della parola. Esatto, perché i trafficanti non stanno sul barcone, ma quale trafficante che guadagna sul traffico di esseri umani si metterebbe alla guida di un barcone sapendo che non è che tornano indietro queste barche, arrivano in Italia e lì si fermano, non torna al tuo paese, lì si fermano e viene arrestato, quindi non c'è nessun trafficante a guidare la barca, c'è uno, tendenzialmente uno delle persone migranti o delle persone che stanno scappando, che ha uno sconto sul prezzo del biglietto per mettersi a timonare. Tendenzialmente la storia è questa. Sicuramente quindi dire diamo 30 anni di galera a chi guidava la barca non è un deterrente per il traffico. Sicuramente, umani, sicuramente. Stanno tranquilli nel loro paese con i piedi all'asciutto. È sicuramente una parola abusata, quella che quindi oggi, insomma, quando utilizziamo la parola scafisti uguale trafficanti. Eh sì, lo è. Senta, i trafficanti però sono nei loro paesi ed è con loro che bisognerebbe smettere di capire, uno, come smettere di agevolarli, perché di fatto quello che sta facendo la Guardia Costiera Libica in tutti questi anni in mare, con i soldi degli italiani, perché abbiamo pagato centinaia e centinaia di milioni di euro alla Guardia Costiera Libica per intercettare le persone e riportarle in Libia, non per fare soccorsi, per intercettare le persone e riportarle in Libia, cioè riportarle esattamente nelle mani dei trafficanti di esseri umani. È questo circolo qui il primo che bisognerebbe spezzare, e poi il contrasto ovviamente ai trafficanti di esseri umani, ma l'unico modo è aprire delle rotte legali, se no continuerà la gente ad affidarsi ai trafficanti di esseri umani. Ci aiuti anche un po' ad entrare nel dettaglio di cosa accade quando avvengono tali situazioni, perché lei proprio in questi giorni ha parlato dei limiti che vengono posti alle navi di soccorso in mare delle ONG, quindi ci aiuti a capire meglio, ci aiuti a spiegare nel dettaglio le dinamiche che accadono quando avvengono situazioni del genere. Ma uno, direi che forse il primo ostacolo che il governo sta mettendo è una campagna di criminalizzazione delle navi di soccorso, perché abbiamo sentito ministri e ministri parlare dei soccorritori come se fossero complici dei trafficanti o quasi, e questo è ovviamente un danno, è un ostacolo, ci fa perdere tempo, ci fa perdere energie, ci complica tantissimo la vita, e non è giusto, perché è un imbroglio degli italiani dire che i soccorritori sono dei criminali. Praticamente nella pratica la prassi del governo, questo governo, è quando una nave effettua un soccorso assegnarlo a un porto di sbarco molto molto lontano, in media 900 miglia nautiche, sono in più di sono giorni e giorni e giorni di navigazione, quindi assegnare porti per uno che ha fatto un soccorso sotto la Sicilia, alla Spezia, a Civitavecchia, a Ravenna, a Livorno, vuol dire di fatto togliere per almeno 10 giorni le navi di soccorso dalla zona in cui avvengono i naufragi, e questo è drammatico, perché tempo che una nave ci mette ad andare alla Spezia per sbarcare le persone naufraghe e poi tornare indietro nella zona di soccorso, sono 10 giorni in cui quella nave non è disponibile per fare dei soccorsi, e servirebbe molto, perché a pochi giorni, appunto a 2 settimane dalla tragedia di Cutro, le vittime adesso sono diventate 86, perché hanno trovato 5 corpi in pochissime ore, tra cui una bambina, una donna. Ma in bilancio. A 2 settimane dalla strage di Cutro, che ancora continua a salire il bilancio delle vittime, domenica sono morte 30 persone in zona SAR libica, che non sono le acque libiche, sono acque internazionali, ma teoricamente sotto il controllo dei soccorsi della Libia, e quello che è successo è che dalla notte di sabato tutte le autorità erano informate, Italia, Malta, la Libia, tutti erano informati, e queste persone hanno aspettato per un giorno e mezzo la morte, perché 30 persone su 47 la domenica, la barca si è ribaltata e sono morti. Lì c'è stato ovviamente uno rimpallo di responsabilità, la Italia dice che non posso intervenire fino a lì, la Libia
non ha fatto niente, ha detto che non aveva nessuno da mandare. Strano, perché le motovedette le pagano i cittadini italiani con le loro tasse. Malta se ne è fregata come sempre. Il risultato è che ci sono altri 30 morti. E la realtà è proprio, ci pone al centro la riflessione, perché effettivamente nell'ultimo anno si sono triplicati i flussi migratori ed è una situazione questa, ricordando e appunto riportandomi a quanto dall'epoca anzi detto, è una situazione che dovrebbe risolvere non solo l'Italia ma l'Europa tutta. Allora quali le mosse da compiere in questa direzione? Quali strategie dovrebbe adottare non l'Italia ma l'Europa tutta per gestire al meglio i flussi migratori? Sì, di nuovo è semplicemente l'aprire canali d'accesso sicuri e legali e forse fare anche un po' di riportare un po' di informazione corretta ai cittadini, perché poi no, si dice ma perché vengono tutti qui? Non solo appunto non vengono tutti qui nel senso di in Italia, perché la maggior parte di chi arriva in Italia se ne va in Europa e non torna indietro, ma non vengono neanche tutti qui in Europa. La maggior parte delle persone che migrano, sia per lavoro, sia in fuga dalla guerra, la maggior parte dei migranti e dei rifugiati nel mondo stanno nei paesi accanto a quelli da cui sono scappati. La maggior parte dei rifugiati nel mondo stanno in Giordania, in Pakistan, in Libano, e stanno perché ovviamente vogliono A, tornare a casa prima possibile, certo. se possibile, e B, preferiscono stare in un posto che li accoglie diversamente anche a livello... Però proprio a proposito anche di accoglienza, permettimi ecco in conclusione anche di maturare questa osservazione di riflessione, perché comunque noi stiamo avendo un anno e più di una guerra bellica struggente che per l'appunto va a toccare l'Europa e non solo, tante le persone accolte dall'Ucraina come giusto che sia, come sacrosanto, però perché ecco io le chiedo questo stato e questo senso di accoglienza non è uguale rispetto a coloro che invece vengono dal mare? Temo che la risposta è perché chi viene dal mare non è bianco ed è povero e quindi quindi forse non lo consideriamo esattamente un cittadino come noi che gode dei nostri stessi diritti. E un altro fatto penso che sia che chi arriva dal mare generalmente non sappiamo neanche chi è, nel senso nessuno ci racconta le loro storie, mentre di una certo. professoressa di liceo che è scappata dall'Ucraina ci hanno raccontato la storia e riusciamo a capire che è proprio come me, cioè è proprio una persona come me. Se invece chi arriva dal mare ci viene raccontato soltanto come numeri, appunto 86 morti, non vuol dire niente, è solo un numero. Se ci cominciassimo a scoprire le storie di queste persone ci renderemmo conto che sono persone. Qual è l'augurio suo personale nei riguardi di tutte queste persone, ecco, ma soprattutto quella umanità con la quale ogni giorno lei si interfaccia? Il mio augurio è che si faccia semplicemente un pochino di giustizia, perché se nasciamo liberi e uguali in dignità e diritti, dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, però poi dopo che siamo nati ci appoggiano in una culla, e nella culla in cui ci appoggiano che fa la differenza tra avere un passaporto che ti permette di chiedere un visto e spostarti con un aereo, oppure avere un passaporto che non ti permette di chiedere certo. un visto o non ti danno il visto, eccetera, e quindi poi si finisce a morire in mezzo al mare. Ma l'augurio davvero che farei a noi stessi è di dare, di costruire oggi un posto un po' migliore in cui crescere i nostri figli, perché quando si cominciano a violare i diritti degli ultimi, dei più disgraziati, nessuno di noi è più al sicuro, perché quelle sono poi le prove generali per togliere i diritti a tutti. Quindi io penso davvero che soltanto se difendiamo i diritti di chi in questo momento è più fragile possiamo sentirci davvero al sicuro sul fatto che anche i nostri diritti saranno rispettati. E se no stiamo consegnando un mondo ai nostri figli e nipoti in cui sarà veramente, veramente dura vivere. Grazie di questo suo collegamento. Ringraziamo Cecilia grazie Strada, attivista, portavoce di Rescue People ed ex presidente di Emergency, oggi qui a Mattina Live. Buon lavoro a lei, a presto. Buon lavoro. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, restate con le pubblicità. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Italia.
Cambiamo argomento e adesso parliamo di letteratura e infatti dallo scorso marzo, 10 marzo, è disponibile La regina di Tebe, un romanzo storico che ci racconta la storia di Ankhesenamon, vedova di Tutankhamon, la quale è rimasta senza figli e con la volontà di portare avanti la sua discendenza decide di inviare una missiva al re Tita al fine di poter sposare uno dei suoi 10 figli. Questo sarà l'inizio di una trama molto avvincente con la quale parleremo appunto con l'autrice del romanzo. Anna Maria Zizza, buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Dunque, entriamo nel merito di questo romanzo storico che è appunto La regina di Tebe, che porterà una storia molto lontana nel tempo e XII secolo. Esatto, nell'antico Egitto, in un Egitto in cui era presente però la crisi dinastica e la mossa, quella della regina Ankhesenamon, potrebbe essere l'unica soluzione con il matrimonio di uno dei figli del faraone nel momento che non ha visto eredi. Esattamente, è una storia e una mossa soprattutto importante, di grande coraggio, perché non tanto perché fosse una donna in realtà, quanto perché gli Titi con gli Titi in quell'epoca, nel XIV secolo, i rapporti non erano esattamente, come dire, sereni, pacifici, quindi in qualche modo è una mossa anche che implicava dei grossi rischi. Che magari gli Titi potessero immaginare tramite quelle nozze di poter allungare chiaramente le mani su un paese che era enormemente ricco. Esatto, tra l'altro tra questi personaggi in cui c'è questa trama vincente, l'intreccio particolare, protagonista non solo il re Tita ma anche la moglie, la regina d'Egitto e sua moglie Manigal, sì. Esperta tra l'altro anche in magia nera, quindi le figure femminili sono protagoniste anche di questo romanzo. È un romanzo di donne. Anche perché ricordiamo che proprio la dinastia egiziana vigeva nel matriarcato, quindi c'era matrilineare, esattamente secondo la legge egizia. Sì, è un romanzo in realtà, innanzitutto un romanzo ovviamente storico, in cui sono stata molto attenta, perché è giusto che sia così, insomma, non si inganna chi legge, e quindi sono stata molto attenta a ricercare le fonti, i documenti, eccetera. È stata una lunga, naturalmente, diciamo, come dire, fatica, anche una lunga ricerca. Oltre a essere un romanzo storico, lo configuro anche come un romanzo in parte gotico, anche perché ci sono dei passaggi anche abbastanza inquietanti. C'è anche un pizzico di Eros, ma non è l'Eros, diciamo, che va tanto oggi di moda, quanto perché è perfettamente, come dire, strumentale a quelli che sono alcuni personaggi anche della storia. Questo detto, è un romanzo storico imperniato sulle donne. Ce ne sono ben 4 in realtà, però sicuramente le due grandi attrici, coloro che muovono, per così dire, ecco, il motore della storia, sono due, appunto, come si diceva prima. Una è l'aspetto idealista, per così dire, una sognatrice, e l'altra invece è una maga. È una maga e quindi, come dire, ci rappresenta, ecco, rappresenta, se vogliamo dire così, le due faces della donna. Inquietante per alcuni versi, maga, diciamo, la parte oscura, ecco, e dall'altro lato invece la donna quasi angelo, anche se però, ecco, la contrapposizione alla fine non è così tanto netta. No. Attorno ai personaggi protagonisti femminili ruotano anche delle figure maschili, in questo caso non solo il re Tita, sì, ma c'è anche una figura piuttosto ambigua, quella dell'ambasciatore scelto dalla vedova di Tutankhamon, lo scriba, esatto, babilonese Mentuhotep, dal passato piuttosto torbido, che però potrebbe, esatto, che va sicuramente a rendere più intrecciata la trama, ma a contempo affascinante ed avvincente. Esatto, sì. Allora, sì, sicuramente Mentuhotep è questo scriba che attraversa come un filo rosso tutta quanta la storia, perché è vero che è una storia fitta, personaggi maschili, naturalmente, femminili, c'è il generale Horemheb, c'è il medico di corte, Parenef, è un personaggio inquietante anche lui, e pur tuttavia, appunto, c'è questo scriba sostanzialmente che incarna, vorrei dire, appunto, come dicevo prima, a mo' di fil rouge, incarna proprio, ecco, la scrittura, l'importanza della, chiaramente, come dire, scrittura, perché lo scriba in quell'epoca era non soltanto colui che emanava, trasmetteva, ecco, i ricordi, le memorie, ma nello stesso tempo era anche colui, era anche un medico,
e quindi c'è una relazione evidentemente molto stretta, e gli egizi questo l'avevano già colta all'epoca, tra l'anima ed il corpo. Naturalmente, ecco, al di là di questo scenario che può essere relazionale, ricordiamo anche la strategia che muove, no, la regina anche Senamon, perché comunque sì, la sua strategia mirava alle mire espansionistiche del re Ittita, e che sempre era interessato alla conquista dell'Egitto, e che tra l'altro sì, anche era in possesso di un'arma a lei ancora sconosciuta, ovvero la tecnica per la temperatura in ferro, e questo in quel periodo storico, periodo storico sicuramente era una motivazione secondo la quale la mira espansionistica poteva poi diventare qualcosa di reale, di fattivo, di concreto, di reale, senza dubbio, esattamente, perché questo è un grande tema moderno, tra le altre cose, perché siamo in una fase storica che è il XIV secolo, fine diciamo il XIV secolo, siamo al 1323 all'incirca, in cui appunto siamo nella fase del passaggio dal bronzo al ferro, quindi dal tardo bronzo al ferro, è una fase di grande fascino, di grande appeal, oserei dire, anche da un punto di vista storico, non pochi infatti sono gli studi che sono stati appunto, come dire, scritti. Vero è peraltro che le informazioni sulla temperatura del ferro e sulla datazione anche della temperatura del ferro sono ancora oggi abbastanza vaghe, per cui si possono leggere documenti, si possono leggere articoli anche, e io sono andata alla ricerca su web anche di materiali di questo genere, cosa non semplice naturalmente, molto vari, per cui c'è chi dice chi ha iniziato prima e chi dopo, però sicuramente gli Ittiti, ma questo lo si ritrova in qualsiasi libro e in qualsiasi anticipano questo passaggio storico, sì, ed era la loro grande forza, questa è la grande forza, perché permetteva permetteva proprio i conquistati di poter Esatto, senta, lei ha proprio un interesse, no, verso il fascino di questo, interesse verso l'antico Egitto e quindi fascino per questo periodo storico, perché non è il suo primo romanzo storico, quello che siamo presentato quest'oggi ai nostri telespettatori, bensì, ricordiamolo, Scribe il Faraone, edito nel 2021, ma come nasce questa sua passione, questo amore verso il vicino Oriente? Allora, diciamo che questa è una grande, come dire, insomma, un amore, una passione che mi nasce quando avevo 8-9 anni. Credo che le grandi, insomma, passioni della nostra vita nascano presto. Chi è incline per la storia, chi per la musica, chi per le canzoni, chi per l'arte, insomma, chi per qualsiasi altra cosa, le inclinazioni nella nostra vita possono essere anche tante, anche concrete, anche pratiche. Ecco, nel caso mio, ecco, è stato il primo libro quello che mi ha un po' incanalato, ecco, nell'amore verso questo mondo, verso l'antico Egitto, è stato Il Civiltà Sepolte del Grande Cheram, che all'epoca praticamente, stiamo parlando di tanti anni fa, insomma, era un bestseller. Per cui poi da là naturalmente mi è venuta la voglia, mi si è acceso, per così dire, questa lampadina, e ho iniziato a leggere piano piano, naturalmente, perché ancora ero molto piccola, saggi, studi ovviamente più interessanti, più soprattutto tecnici, specialistici, ma mi sono affacciata in realtà alla redazione di questi due, per così dire, romanzi soltanto in questi ultimi anni, nel senso che io sono stata in silenzio, ecco, poi ho iniziato alcuni anni fa a scrivere liriche, alcune liriche, una piccola raccolta. E da lì nasce la passione, che poi... La passione, sì, poi insegno... Che si palesa attraverso i suoi romanzi. Il liceo classico, quindi anche questo sicuramente è invogliato, certo, anche mi ha creato un po' la forma. E di cui è ancora accettato da scoprire. Beh, tanto buono studio ancora su questo momento storico, questo periodo storico. È un periodo storico su cui si sa anche molto poco, tra le altre cose. C'è ancora tanto da scoprire, esatto. Grazie, grazie a lei, grazie a Anna Maria Zizza, appunto, autrice di questo secondo romanzo storico, La Regina di Tebe. Grazie davvero, complimentissimi a lei. E noi dunque cambiamo argomento, perché nel febbraio 2013 il mondo della Chiesa vive un momento molto particolare, un evento unico per l'era moderna, tant'è vero che per la prima volta dopo ben 600 anni un Papa decide di rinunciare al proprio ruolo, il compianto Benedetto XVI, e questo evento, come sappiamo bene, scuote il mondo ecclesiastico e non solo, dando però vita a tanti pensieri, a tante riflessioni, a tante trame. Beh, noi vi diciamo che possiamo ulteriormente maturare uno spunto di riflessione grazie al mondo del teatro, perché dal 17 al 19 marzo sarà in scena al San Nazaro di Napoli I Due Papi, un'opera particolare che tra l'altro ha ricevuto tantissimi riconoscimenti nei premi, dei premi nel suo riadattamento cinematografico. Ne parliamo oggi con il regista Giancarlo Nicoletti,
e con l'attore Mariano Rigillo. Buongiorno, bentrovati, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Va bene, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui con noi. Io partirei da lei, Giancarlo. Questo testo è sicuramente un testo molto particolare che va a raccontare un evento storico unico nel mondo. Il mondo della Chiesa, per l'appunto, ha visto per un lungo periodo storico, quasi 10 anni, la presenza di 2 papi, tra l'altro anche molto diversi tra loro. Assolutamente, due mondi di stare al mondo diversi, due modi completamente diversi di vedere non solo la Chiesa ma proprio di vedere il mondo, perché se Benedetto XVI incarna quello che è la tradizione, l'essere, l'essenza delle cose, e poi Papa Francesco invece incarna quello che è il divenire, il mutare, il cambiare delle cose del mondo, e questo è la necessità anche per la Chiesa di adattarsi. Però in generale lo spettacolo non è uno spettacolo sulla teologia, non è uno spettacolo sulla Chiesa, questa è anche la particolarità e la forza, secondo me, dello spettacolo, è anche un po' il passaggio che bisogna fare come spettatori per avvicinarsi. È uno spettacolo sugli uomini, sulla semplicità dell'uomo e su come alla fine anche con ruoli e con impegni e con responsabilità diverse poi siamo essenzialmente tutti uomini, quindi non è uno spettacolo in verità sulla Chiesa o sulla teologia o sulla religione, è uno spettacolo che parla a tutti come a tutti poi ha parlato esatto, ma che comunque appunto attraverso una prospettiva diversa ci permette di porre l'accento su altre riflessioni. Maestro, lei in scena interpreta per l'appunto uno dei 2 papi, accompagnato anche da Giorgio Colangeli. Che tipo di lavoro lei ha dovuto appunto svolgere per un attore del suo calibro? Calarsi in una parte a pieno, no, come questa, sicuramente motivo di grande responsabilità e al contempo anche di orgoglio. Beh, certamente, comunque il nostro lavoro è questo, nella sostanza, è sempre lo stesso. Cambia l'argomento, diciamo, del nostro lavoro, ma la tecnica da noi usata è più o meno sempre la stessa. Ad ogni modo, per ritornare un po' a quello che ha detto anche Giancarlo, il nostro meraviglioso regista, e l'aggettivo non è casuale, veramente meraviglioso qua, regista, perché è sorprendente, va bene. Dunque, tornando a quello, è vero che non è uno spettacolo guidato, cioè pensato sulla teologia, ma è guidato dalla teologia. La teologia entra in maniera molto prepotente e di conseguenza i nostri personaggi, sia il mio, sia quello di Colangelo, a un certo punto è come se travalicassero anche, diciamo, il personaggio di Papa Bergoglio e il personaggio di Papa Benedetto. Sono 2 personaggi che dibattono di teologia attraverso le crisi personali di ciascuno. Questa è praticamente una regola del teatro, questo è il successo, diciamo, dello spettacolo, è dovuto, a mio parere, sul fatto che rispetta in maniera eccezionale le regole del teatro. Il pubblico infatti non si appassiona a questo o a quel personaggio, ma si appassiona all'argomento, si appassiona alla storia. Ecco come in qualche modo la funzione religiosa della crescita sociale viene esaltata da questo tipo di spettacolo, ed è una cosa che in qualche modo esalta anche noi interpreti, come avviene spesso in teatro. Questo è uno spettacolo che cresce di sera in sera, perché acquistiamo giorno per giorno una familiarità con l'argomento che sembra appartenerci al 1000%, ed è questo che ci ha sorpreso come interpreti e sorprende anche il pubblico come spettatore. Beh, bellissime parole, ma soprattutto una straordinaria riflessione quella sua, maestro. Io però vorrei collegarmi anche con lei, Giancarlo, perché effettivamente la versione italiana di questo spettacolo porta la firma l'unica al mondo autorizzata dall'autore Anthony McCartney, e la regia di tutto ciò è stata affidata a lei. Quindi questo sicuramente rappresenta un attestato di stima, ma come dicevamo prima, è anche una forma di responsabilità. Beh, indubbiamente. Anthony McCartney è un autore straordinario, non è solo l'autore dei 2 papi, ma è l'autore anche di Bohemian Rhapsody, dell'Ora più buia, della Teoria del tutto, film pluripremiati agli Oscar e fra i più belli degli ultimi 20 anni. Peraltro lui adesso è anche
il vicepresidente dell'Academy, insomma, è tra quelli che conferisce gli Oscar oggi. Ed è stata una bella, è stata una grande soddisfazione avere la possibilità di portare questo test in teatro in Italia. Lui ci teneva particolarmente che si facesse in Italia, perché chiaramente lui ha scritto una storia che è legata all'Italia, una storia che parla di Roma, parla del Vaticano, parla, per quanto è uno spettacolo molto cosmopolita, perché comunque parla di un tedesco e di un argentino, quindi unisce anche dei mondi distanti, però in verità poi è una storia italiana. Quindi Anthony Carter ci teneva tantissimo per essere in Italia. E l'abbiamo dovuto rassicurare che avremmo fatto un bel lavoro e che l'avremmo affidato a due grandi attori, che avremmo fatto un'operazione di cui potesse essere soddisfatto, e crediamo di aver centrato, ecco, perché lui è anche molto contento con la presenza appunto degli interpreti. Direi che l'operazione è sicuramente vincente. Maestro Rigillo, ecco, Benedetto XVI è sempre stato ritenuto un papa molto ligio alle regole ecclesiastiche, anche un po' rigido. Sicuramente tema fondamentale risiede un po' in questo test, è proprio la difficoltà di scelta davanti a un bivio. Che cosa scegliere? Scegliere di seguire le regole oppure la propria coscienza? Ma riuscire a far venire fuori, no, tutto questo stato d'animo che sicuramente porta al dubbio, all'incertezza, laddove, ecco, quando poi entriamo nella tematica teologica non dovrebbe esservi, perché la fede è appunto è a priori. Come si fa ad interpretare tutti questi stati d'animo? Sicuramente non è semplice, però lei è un grandissimo maestro, per cui un grandissimo attore, però volevo chiederle come si approccia si è approcciato a questa dimensione. Beh, come è come sempre per noi, non è una cosa diversa. Questo personaggio, sia il mio sia quello dell'amico Colangeli, con il quale abbiamo avuto insieme un bellissimo rapporto di costruzione dialettica di ciascuno del proprio personaggio, è poi sempre affidato al nostro bagaglio, diciamo così, di cultura interpretativa dei vari personaggi che ci è capitato di interpretare fino ad oggi, non è diverso dagli altri. Ma il caso singolare adesso, in questo caso, è proprio il testo, è un caso singolare, nel senso che le crisi dei personaggi non determinano necessariamente un cambiamento del personaggio, ma determinano una presa di coscienza del personaggio. Ad esempio, Benedetto capisce nei dialoghi con Bergoglio che a un certo punto lui, avendo avuto questa crisi fortissima di non sentire più la voce di Dio, tra virgolette, a un certo punto capisce però che è bene, come lui aveva già deciso di fare, che lui si ritiri, ma è bene altrettanto che la Chiesa cambi capo, perché ha capito che nonostante la sua integrità conquistata anche attraverso una bella e pubblica, anche se silenziosa, confessione che avviene in palcoscenico, anche in presenza di questo, però lui comincia a capire che la sua figura deve rimanere un po' come una specie di eminenza grigia dietro le quinte e lasciare lo spazio al progresso che viene personificato in Bergoglio. Quando arriva questo, il pubblico è felice perché vede la trama, il pubblico segue con passione un racconto nuovo, un racconto che porta questi protagonisti a parlare di momenti molto diversi di quelli che sente tutti i giorni. E allora diventa veramente un'esperienza bella per loro e per noi in te. Io sono particolarmente contento di questa cosa. È percepibile, si sente da come lo racconta, maestro. Quindi sarà davvero un privilegio ed un onore, soprattutto poterla applaudire e poterla ammirare dal vivo in teatro. Intanto, io ringrazio, ma non esagerare. No, la conosciamo bene, maestro, la conosciamo bene. Ad ogni modo, va detto che abbiamo avuto, ripeto, perché è una questione di stima che voglio attestare in maniera precisa, abbiamo avuto una guida sicura in Giancarlo Nicoletti. Beh, complimenti. Ricordiamo anche che l'aspetto scenografico sarà appunto parte integrante anche di questo meraviglioso spettacolo di Alessandro Chiti, di cui voglio ricordare l'appuntamento al teatro dal 17 al 19 marzo al San Nazaro, I Due Papi. Ne abbiamo parlato oggi con il regista Giancarlo Nicoletti e con il maestro attore Mariano Rigillo. Grazie davvero, complimentissimi. Mi perdoni se la interrompo, sottolineiamo
che sono veramente troppo pochi giorni, 3 recite di questo spettacolo in una città come Napoli, che da un punto di vista teatrale io conosco molto bene e so che sono troppo pochi. Ci saranno migliaia di persone che rimarranno fuori da questa esperienza e ci augurerà molto. Ci auguriamo sulle repliche e quindi sul ritorno dello spettacolo, maestro, magari lo ripresentiamo e per noi sarà davvero una gioia poterne parlarne nuovamente con lei. Grazie davvero, noi ci troviamo fra pochissimo a pubblicità, restate con noi. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in Via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Libri e cultura, un binomio formativo e che ha dato origine alla rassegna Mutamenti per autoadolescenti, 4 incontri ravvicinati d'autore che si snoderanno tra marzo e aprile sui temi del cambiamento. E a promuovere tale iniziativa l'associazione culturale Colibrì, e oggi abbiamo il piacere di parlarne con la sua presidente Donatella Trotta. Ben trovata Donatella, come stai? Ben trovata, bene, bene, grazie. Allora, felice di presentare questa nuova rassegna Mutamenti per adolescenti, un'occasione sicuramente di confronto e di dibattito che mira all'educazione della lettura da parte dei ragazzi attraverso però quei testi che siano in grado e capaci di suscitare il mutamento, la trasformazione. Ecco, come nasce questo progetto, ma soprattutto che cosa dobbiamo aspettarci nel periodo della rassegna tra marzo e aprile? Allora, marzo e aprile è una tappa di un progetto iniziato il 15 febbraio con la formazione dei docenti, che in realtà è la quinta edizione del progetto premio Il Mondo Salvato dai Ragazzini, sperimentato inizialmente tra Procida e Napoli, adesso radicato a Napoli, che fa perno su 4 autori che sono premiati, ma il premio è un pretesto per averli insieme con noi in un cammino appunto di reading literacy, che è l'educazione alla lettura, alle arti come esperienza, eccetera, vincitore non a caso di un bando della CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che ci ha consentito di partire con questa provocazione, mutamenti, cioè la trasformazione, detto molto bene, perché ci siamo interrogati un po' su una
frase che Papa Francesco disse in tempi non sospetti. Oggi viviamo in un'epoca non di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca vero e proprio. E dopo la pandemia questo è emerso ancora con maggiore forza e chiarezza. Stamattina ho aperto il giornale e sono rimasta sconvolta dalla quantità di notizie di violenza minorile, preadolescenziale, eccetera, che sta aumentando. Allora, dopo la pandemia c'è stata una regressione del 71% del rendimento scolastico dei bambini e ragazzi, una quadruplicazione degli accessi psichiatrici agli ospedali pediatrici, cioè un disagio di civiltà e un rendimento anche abbassato spaventosamente, che, diciamo, la crisi pandemica e il lockdown hanno aumentato. Allora ci siamo interrogati quali autori potrebbero darci una mano a camminare insieme dialogando, a partire anche dalla revisione di classici, disseminando bellezza. Ed ecco qui i quattro vincitori di quest'anno, che sono Gianluca Caporaso con la bellissima raccolta di rime Tempo al tempo, che è una riflessione sul tempo e anche sul senso di vivere, intensamente per non farsene trascinare, ma assaporare l'attimo. È un grande poeta, scrittore, tra l'altro fabulatore nato, che abbiamo ospitato il 9 e 10 marzo, in due luoghi diciamo così simbolici della città, perché Colibrì fa parte del patto comunale per la lettura, e quindi abbiamo scelto la biblioteca Annalisa Durante a Forcella per gli incontri mattutini con le comunità educanti, declinate al plurale perché sono diversi quelli che partecipano al progetto, e il pomeriggio nella prestigiosa sede dell'Archivio di Stato di Napoli, che con la guida di Candida Carrino si è aperta veramente come casa delle storie alla città. Beh, una scelta proprio preponderante e calzante per agire anche sul territorio, in ottica di quello che dicevi prima, in termini di disuguaglianze e di disagio anche di civiltà, bisogna in realtà porre l'accento. Ma secondo te la cultura davvero può salvare il mondo, può essere la vera ancora di la salvezza? La cultura può aiutare a diventare consapevoli, infatti questi autori, ospiteremo il 28 e il 29 marzo Bruno Tognolini, che è una star della cultura dell'infanzia, con un testo drammaturgico stavolta, non poetico, cioè la rivisitazione del Don Chisciotte di Cervantes come Chisciotte fenicottero, che più leggeva e più gli crescevano le gambe, che è una metafora molto potente di questo testo metaletterario che aiuta i bambini, i ragazzi, i giovani anche a metterlo in scena, in una collana tra l'altro di una casa editrice Irpina, che è Edizioni Primavera, l'unica collana di letteratura teatrale per ragazzi. Seguirai già Bascego, la grande scrittrice italo-soma, la finalista al premio Strega con la sua autobiografia potentissima, Cassandra Mogadiscio, che noi però ospiteremo per il suo libro che racconta ai ragazzi il colonialismo e il razzismo nella certo. sua esperienza autobiografica personale, che è fortissima, e quindi lei sarà il 13 aprile, il 14 aprile con noi, per poi presentare il 15 il romanzo. E infine un albo illustrato sul corpo, Dentro me cosa c'è, di due autrici genovesi bravissime che vengono dal teatro e dall'illustrazione, Daniela Carucci e Giulia Pastorino, che con Terre di Mezzo, ecco, si accompagnano, e tutti questi incontri ravvicinati d'autore, che sono un segmento del progetto che proseguirà anche a giugno, a maggio, fino ad arrivare a settembre-ottobre con il teatro e con la festa festival finale, si avvale anche della collaborazione della BANA, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, perché le docenti dell'Accademia, Daniela Pergreffi ed Enrica Daguano, si affiancano a noi per la trasformazione dei libri, che è un valore aggiunto abbastanza originale che quest'anno diamo come aggiunta anche con i linguaggi audiovisivi curati dal regista Pino Sondelli e con la musica, con una masterclass con la grande Elisabetta Garilli, che fa delle cose veramente meravigliose. Ma dal vostro osservatorio speciale, perché comunque qui rendiamo protagonisti i giovani, e affinché questo mutamento avvenga, ma in una misura accompagnata, ecco, accompagnandoli per mano, posso chiederti come bisogna ad oggi rispondere alle mutate esigenze degli adolescenti? Perché effettivamente, se guardiamo il periodo pre-pandemico, pre-pandemico e post-pandemico, sicuramente le esigenze sono cambiate e ne sono protagonisti appunto i giovani, però i ragazzi più piccoli come rispondono alle loro esigenze mutate? Qual è il ruolo nostro? Noi non abbiamo ricette in tasca, però il nostro impegno militante, che è arrivato alla ventesima annualità, quindi quest'anno Colibrì compie 21 anni, anzi c'è una bella mostra che è in corso proprio al Chiostro dei Marmi dell'Archivio di Stato, che si intitola Ogni fine un nuovo inizio, che è frutto di un contest che abbiamo promosso per i 20 anni di Colibrì con l'Accademia, gli studenti che hanno messo in dialogo illustrazioni e haiku. Bene, la ricetta non ce l'abbiamo, ma possiamo disseminare scintille, contagi di passioni, e posso testimoniarti che per esempio nella biblioteca Durante a Forcella col padre
padre di Annalisa Durante. Ho assistito al rapimento, al contagio. C'era un silenzio quasi sacrale di questi ragazzini di Forcella della Sanità, di quartieri, diciamo, di fragilità sociale, ecco, per usare un eufemismo, che completamente rapiti da questo narratore di storia che era Gianluca Caporaso, hanno incominciato a mettersi in gioco con un gioco creativo per, diciamo, condividere con lui, quindi già una educazione corretta alla lettura con metodi certo. innovativi e con i loro linguaggi, perché l'abilità di questi autori della civiltà dell'infanzia è di essere assolutamente empatici e soprattutto uomini e donne a più dimensioni, che sanno intercettare i cuori, aprire, parlare al cuore, mettersi in gioco col cuore per toccare i cuori dei ragazzi. E quando si tocca l'emotività, l'educazione affettiva, sentimentale, allora scatta la scintilla e si può iniziare un percorso di cambiamento insieme. Ma naturalmente ci vuole pazienza, lentezza, ci vuole, come il dire, tempo, la collaborazione, ci vuole il tempo, l'educazione, il tempo lento dell'educazione, esatto. e l'intelligenza di docenti mediatori che insieme con le associazioni del terzo settore possono camminare insieme, possono dedicare tempo, esattamente, cercare forse in futuro di vedere un cambiamento. Grazie di avercene parlato. Quindi i mutamenti per adolescenti, 4 incontri ravvicinati d'autore che appunto si snoderanno tra marzo ed aprile. Il tema, il cambiamento, ne abbiamo parlato appunto con la presidente dell'associazione culturale Colibri, Donatella Trotta. Grazie davvero e complimentissimi per l'ottimo lavoro che svolgete. Grazie a voi sempre dell'ospitalità e dell'attenzione a questi temi che sono importanti ma spesso disattesi dal mainstream comunicativo. E noi invece teniamo tantissimo a questi temi, soprattutto ai nostri ragazzi. Vi aspettiamo e vi aspettiamo con nuove sorprese fino a settembre-ottobre. Vi aspettiamo. Piccolo break, restate con noi. Parliamo adesso di teatro, perché da domani fino a domenica in scena all'Elicantropo di Napoli, Città in Blues, di e con Marcella Vitiello al centro, una partitura jazz per corpo e voce in cui la drammaturgia intreccia parole e suoni per dar vita ad una forma di jam session scenica. Ne parliamo insieme con la protagonista ma anche regista Marcella Vitiello. Buongiorno, ben trovata. Grazie. E con lei Vincenzo Morvillo, che ha fornito la sua consulenza critica per la messa in scena dello spettacolo. Ben trovato. Entriamo nel vivo di questo magnifico show, perché al centro c'è comunque a far da sfondo una città strana, piena di bassi fondi e grattacieli. All'interno della stessa 5 storie vengono raccontate e interpretate tra strade in cui risuonano la musica nera, canti blues di Raietti. Come nasce l'idea per mettere in scena questo spettacolo? Nasce sicuramente dall'ascolto di Thelonious Monk e Charles Mingus, nasce da Calvino, nasce da Joyce, nasce da Benjamin, e la città è contenitore di memorie, e nasce anche dall'attività al Civico 7 con i clochard. Tutto questo c'è in Città in Blues, e come dicevi tu, in questa città contenitore ci sono 5 storie da ascoltare, 5 personaggi, e tutti hanno un filo conduttore. Tutti sono legati dall'arte, sicuramente, dalla musica, ma anche dalla voglia di
dire la propria. Di reagire. Appunto, il fine ultimo della messa in scena è quello di fondere tra musica, ma anche poesia, teatro, letteratura, narrazione, ma anche realtà, un qualcosa che possa suscitare sicuramente una grande emozione, ma che possa suscitare una grande riflessione di reazione a quello che comunque è lo sfondo della città, che tante criticità fa emergere. Posso chiedere però che quanto lavoro avete portato avanti per realizzare tutto questo? Perché sicuramente sono tanti sentimenti contrastanti, cioè non è semplice riuscire a canalizzare tanti momenti diversi per rispondere poi ad un unico obiettivo. Certo, no, è stato un lavoro lungo di anche di frazionato, cioè sui vari personaggi, sulle varie scene che poi andranno a comporre tutto lo spettacolo. È stato un lavoro intenso anche di confronto tra me e Marcella, che chiaramente si è sviluppato appunto nel tempo, insomma, letture, riflessioni appunto, e anche considerazioni di carattere sociale, come tu dicevi, certo, perché chiaramente sociale e anche politico, tra virgolette, nel senso che chiaramente è uno spettacolo che si compone di diversi registri, di diverse emozioni, ma anche proprio di diverse condizioni sociali, benché siano personaggi evocati, come diceva Marcella, quindi la città li evochi, ma in effetti sono condizioni sempre al limite, marginali, no? Il primo è un ragazzo con una mano sola che si deve confrontare anche con l'arroganza del potere. Poi ci sarà il poeta del jazz che chiaramente ha un suo filo conduttore, che è quello appunto della poesia, ma anche in polemica, se vogliamo, con un certo tipo di teatro. Poi c'è la cantante, che è Billie Holiday in effetti, ma che c'è, e chiaramente in quel segmento c'è una critica al razzismo, e via discorrendo, quindi sono emozioni sicuramente molto forti. Tra l'altro, in questo lavoro hai deciso di trarre ispirazione anche sulla concezione del teatro dei grandi maestri del Novecento, Leo De Bernardinis. Sicuramente con la messa in scena c'è la volontà di tributare allo stesso un omaggio, però posso chiederti in cosa hai seguito la scia artistica del maestro e in cosa invece hai deciso di allontanarti, restituendo poi un tuo tratto distintivo? Il poeta del jazz sicuramente è dedicato alla figura di Leo De Bernardinis. Mi sono ispirata molto al suo modo di lavorare, ed è un piccolissimo tributo. È la libertà in scena, è quello che il poeta del jazz è quello che porta la bellezza, anche se con le parole la scaccia via. Napoli fa da sfondo anche, quanto c'è ecco anche un po' di Napoli in questa rappresentazione? Il poeta del jazz ha la sua caratteristica napoletana. E il silenzio invece? Il silenzio si scopre, perché il silenzio è tanto, il silenzio è quello che unisce tutti i personaggi. E lo scopriremo in scena. Sicuramente nullo liberatorio, no? Possiamo dire anche nella musica, nella poesia, appunto degli ultimi, degli emarginati. A chi vogliamo dedicare questo spettacolo in conclusione? E a chi lo vogliamo dedicare? Lo dedichiamo sicuramente a tutti coloro che vivono ai margini, sì, ai clochard, lo dedichiamo a chi subisce le ingiurie del razzismo, lo dedichiamo a chi subisce l'ingiuria anche della perdita del lavoro, perché c'è anche un momento. Sì. Lo dedichiamo sicuramente anche agli spazi alternativi. Agli spazi alternativi.
Grazie, grazie di essere stato qui con noi per averci raccontato di questo spettacolo particolare, assolutamente grazie. Da vedere. Lo ricordiamo, l'appuntamento da domani fino a domenica all'Elicantropo Città in Blues di e con Marcella Vitiello, e ne abbiamo parlato appunto con Marcella Vitiello e con Vincenzo Morvillo, che appunto ha fornito la sua consulenza critica per la messa in scena dello spettacolo. Grazie davvero, complimentissimi. Noi ci ritroviamo fra pochissimo, pubblicità. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. E torniamo a parlare di Vivi il Quartiere, grande progetto che mette in rete tantissimi istituti scolastici presenti sul territorio per una scuola che cambia e che entra sempre più in empatia e nel cuore dei discenti, dei ragazzi, attraverso laboratori didattici ma anche attraverso percorsi innovativi. Progetto che tra l'altro ha visto come capofila l'Istituto Da Vinci di Poggioreale, che ha visto coinvolto anche l'ITIS di Alessandro Volta. Ne parliamo quest'oggi con Agnello Maffettone, vicepresidente Istituto Da Vinci, buongiorno, e ancora Marco Uliano, dirigente scolastico ITIS Alessandro Volta, buongiorno, e c'è anche Francesco Zoino, vicepresidente ITIS Alessandro Volta, ben trovato. Grazie, buongiorno. E poi Raffaele Fasano, docente dell'ITIS Alessandro Volta. Buongiorno. Naturalmente, ecco, ricordiamo che fra i partner di questo progetto c'è anche Fondazione Cultura e Innovazione, che tra l'altro in più occasioni con noi spunta e si occupa di tutto ciò che riguarda il mondo del sociale, partendo dalla violenza di genere, il mondo giovanile, e per questo motivo approfitto dell'occasione per complimentarmi e per complimentarci con il suo presidente Riccardo Iuzzolino, che tra l'altro ha ricevuto la recente
Presidente nomina componente del tavolo tecnico della seconda commissione speciale anticamorra e beni confiscati del Consiglio Regione Campania. Quindi complimenti a Riccardo Iuzzolino. Dunque, entriamo nel merito dunque di questo programma. Vivi il quartiere, al centro sicuramente i ragazzi e ma soprattutto al centro i tanti istituti scolastici che appunto decidono di unirsi in questo nome progetto e di collaborare insieme. Che cosa ha significato, ecco, per lei anche questa nuova collaborazione, questa nuova ottica di vivere la scuola? È uno dei punti di forza di questo progetto, quello di far lavorare in sinergie scuole di livello diverso, di scuole superiori, scuole medie e in sinergia con le associazioni. Una di quelle che ricordava lei prima è stata la principale artefice di una serie di iniziative lodevoli che ha dato lustro a questo progetto. E questa attività, voluta fortemente dalla Regione Campania, è un'attività meritoria perché in qualche modo rimette la scuola al centro della vita del territorio. La scuola che deve recuperare spazio per conferire agli studenti un'idea di legalità che purtroppo stiamo perdendo quotidianamente sempre di più. Questo è un aspetto molto importante, appunto, che permetta ai ragazzi di formarsi ma comunque di costruire la loro identità in ottica di inserimento nella società e quindi anche in ottica di lavoro nel futuro. Intanto in questa ottica tante le attività laboratoriali, tanti percorsi didattici innovativi che hanno contribuito a coinvolgere i nostri ragazzi anche attraverso laboratori di robotica, di droni, ecco, sempre più a passo con quelle che sono le esigenze dei tempi moderni. Prego, sì. Sì, una delle azioni formative più importanti che abbiamo realizzato con questo progetto è stato proprio quello di avviare dei laboratori di robotica educativa. Noi siamo un istituto tecnico industriale, uno dei nostri indirizzi è anche rivolto all'automazione, quindi in qualche modo abbiamo cercato di rafforzare anche i nostri percorsi formativi già rivolti ai ragazzi attraverso attività di carattere più operativo, più pratico all'interno dei laboratori, con la presenza di docenti esperti che hanno affiancato i nostri professori. Voglio sottolineare, nell'ottica del rapporto tra scuola e territorio, a cui faceva riferimento prima il professore Maffettone, che un'altra delle nostre attività, quella legata all'occupabilità, è stata aperta non soltanto agli studenti della scuola, ma anche a giovani del territorio, anche provenienti da situazioni particolarmente critiche, problematiche. Abbiamo avuto dei collegamenti con case famiglia, con i servizi sociali, e quindi hanno partecipato, per esempio, al laboratorio sulle energie rinnovabili, sulla installazione di caldaie innovative, non solamente dei nostri studenti, ma anche studenti, anche ragazzi, diciamo, provenienti da percorsi anche dell'area, diciamo, della tutela minorile. E ci è sembrato che la ricaduta sia stata particolarmente efficace. Feedback positivo, quindi che cosa, come hanno risposto i ragazzi che appunto han preso parte a tale progetto? Feedback sicuramente positivo, perché diciamo i ragazzi poi, quando gli si propone qualche attività che un po' esce fuori dai canoni, diciamo, tradizionali della nostra didattica mattutina, rispondono in maniera positiva e interessata. Abbiamo appunto fatto questi corsi di robotica e di, diciamo, droni, che sono un attimo affascinanti per gli studenti, certo, perché il robot suggerisce sempre qualcosa di molto moderno e di molto interessante, per cui loro sì, hanno risposto. Abbiamo avuto dei corsi anche molto frequentati. Per la verità volevo anche aggiungere che questo progetto ci ha aiutato anche nella nostra infrastruttura, nel costruire meglio, nel rafforzare la nostra infrastruttura, perché c'era anche una parte, diciamo, di infrastrutture.
Noi abbiamo un edificio molto grande, il Volta è un edificio antico, quindi anche piuttosto problematico dal punto di vista della costruzione di una infrastruttura di rete di comunicazione, e i finanziamenti di questo progetto ci hanno aiutato a completare una cosa che avevamo cominciato con altri finanziamenti ministeriali, ma che è stato complicato portare a termine, quindi è stato, diciamo, abbastanza provvidenziale, perché adesso siamo proprio al completo, e esatto, siamo alla grande. Quello che ci permette anche di maturare la riflessione è proprio questo, che c'è una nuova formazione multidisciplinare, a contempo anche trasversale, così come la collaborazione di tanti protagonisti in gioco, il tutto però incentrato per aumentare il bagaglio formativo dei ragazzi, che nell'ottica, come dicevamo prima, dell'inserimento nel mondo lavorativo può essere molto più determinante, quindi magari riuscire a risolvere anche la criticità che oggi la nostra regione Campania vive, ovvero la nota dolente del mondo del lavoro, non riuscire a trovare lavoro, ma soprattutto anche da parte delle aziende non riuscire ad incrociare quelle che sono le domande e le offerte, no? Riuscire anche da parte delle aziende a trovare quelle figure competenti che possano rispondere alle esigenze dei privati. Sì, sì, vero, vero. Qua si parlava di un progetto grande, sì, è vero. Qua c'è qualcuno che ha visto molto in avanti e si dovrebbe guardare così nella scuola. Io ho avuto la fortuna di partecipare a due di questi progetti. Uno quello droni e l'altro termoidraulica e energie rinnovabili. E abbiamo fornito ai ragazzi dei kit di lavoro e si sono molto, molto appassionati. Ma soprattutto hanno realizzato qualcosa che funzionava, quindi che si vedeva che funzionava. Ci vogliono un po' più di ore, ma veramente è stato un grande progetto. Ma innovativo, perché l'abbiamo messo insieme i nostri ragazzi con altri extracomunitari, alcuni anche molto problematici. E siamo riusciti a portare avanti il progetto fino alla fine. Certo, un po' di difficoltà c'è stata, ma l'impegno da parte nostra, anche dei ragazzi e dell'associazione, è stato grandioso. Fa parte del percorso, però alla base, come ricordava lei, un grandissimo impegno, un grande progetto che per l'appunto ha puntato anche sulla organizzazione di una grande rete collaborativa, efficiente, tra vari istituti, le associazioni, come abbiamo detto, ma anche gli enti del terzo settore. E questo è un compito arduo, però ne stiamo parlando quest'oggi, è sicuramente vincente. È un compito arduo ed è vincente nella misura in cui gli orientamenti ministeriali attuali sono quelli di coinvolgere sempre di più gli enti del terzo settore nella collaborazione, spingere questi enti a collaborare con le scuole, perché apportano competenze, apportano un know-how che noi non abbiamo. E quindi questo significa arricchire l'offerta formativa, arricchire le proposte che si offrono agli studenti e alle famiglie, nella speranza poi di una pronta occupabilità di queste persone. Ma dopo tanto sudore e impegno, i ragazzi coinvolti hanno oggi cambiato il concetto di scuola rispetto a quella classica che avevano prima? Sono più motivati, incuriositi? L'obiettivo era sicuramente quello di motivare i ragazzi alla frequenza scolastica. Il nostro istituto si colloca in un'area abbastanza dove connotata da fragilità educativa e quindi con famiglie che non riescono a seguire adeguatamente i ragazzi nello studio, quindi con ragazzi che arrivano a scuola anche con un bagaglio di conoscenze, di competenze non particolarmente elevato. Però attraverso queste attività il livello di motivazione alla frequenza scolastica, alla partecipazione, alla conoscenza, all'apprendimento è sicuramente alto. Grazie per avercene parlato. Il progetto Vivi il quartiere, quest'oggi ne abbiamo disquisito con i nostri ospiti Aniello Maffettone, Marco Uiano, Francesco Zoino e Raffaele Fasano. Grazie di essere stati qui con noi, ci ritroviamo fra pochissimo. Pubblicità. Grazie.
Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Siamo felici e orgogliosi di essere qui con un giovane e talentuosissimo artista che ha conquistato grande successo e di critica ma anche di pubblico in occasione del 72esimo Festival di Sanremo, l'Ariston, un palco che lui tra l'altro conosce molto bene perché ha vinto Sanremo Giovani nella categoria Nuove Proposte e adesso si trova qui oggi a Napoli per presentare il suo nuovissimo e particolarissimo album intitolato La Strada di Agartha e che per l'appunto ci racconterà nel preciso proprio lui. Ben trovato a Leo Gassman. Leo, grazie di essere qui con noi a Mattina Live, buongiorno. Grazie dell'introduzione molto corposa, mi viene, grazie mille. Ma grazie a te. Allora, siamo felicissimi di averti qua, ma soprattutto l'occasione per poterti raccontare, sì. Leo, perché per l'appunto io partirei da questo ultimo e nuovo lavoro discografico, La Strada per Agartha, sicuramente è un nuovo album, un nuovo disco, laddove ritroviamo all'interno anche Terzo Cuore, il brano che per l'appunto hai portato al Festival di Sanremo che ha spopolato in questa edizione 2023 targata Amadeus. Posso chiederti quali sono, ecco, le novità che dobbiamo aspettarci in questo album? Ah, è un album che ha preso vita in tanti anni di lavoro, 3 anni di lavoro, con i miei migliori amici. Sono persone normalissime. Abbiamo iniziato tutto a letto a Castello a fare musica e poi a un certo punto piano piano abbiamo creato qualcosa che ci rappresenta moltissimo. Ogni brano ha una storia dietro. Possiamo dire che sia un'esperienza, un album maturo, no? Che tende alla bellezza e all'armonia in una sintesi perfetta, ma soprattutto verso la musica. Cioè, questo lo dovranno magari dire le persone che lo ascolteranno, io non lo posso dire, però cioè, sicuramente è un album che cerca di essere, sì, sicuramente un progetto più maturo rispetto al primo, infatti lo considero il mio primo vero album, ed è insomma un concept album improntato sul concetto di fiaba, con questo intro poetico e poi insomma questo viaggio alla ricerca della bellezza della musica. Il viaggio alla ricerca della bellezza della musica, io mi soffermerei proprio sul titolo di questo album che a me ha colpito molto, quindi complimenti per la scelta, perché La Strada per Agartha, ricordiamo, è anche un titolo impegnativo tratto dal romanzo di Emerson, Il Dio Fumoso, che racconta per l'appunto la storia di un protagonista, un marinaio che circumnaviga il mondo e va alla scoperta di questo mondo fin quando, ecco, non riscopre questa civiltà sotterranea laddove vivono dei giganti di sola musica e agricoltura, sì, in un contesto totalmente di pace. Allora io ti chiedo, ma La Strada di Leo Gassman, questo luogo ideale è quello da ricostruire attraverso le tue canzoni? Sì, allora diciamo che il messaggio principale è quello di tornare a dialogare tra le generazioni, perché viviamo comunque in un periodo storico difficile dove siamo sempre portati a separarci. E quindi diciamo che è un album che cerca di portare un messaggio ben chiaro, che è quello appunto di tornare a fare musica
con le persone che si amano, che insomma, senza dover necessariamente rincorrere qualcosa di che va di moda in quel momento. E, infatti, comunque, se si vuole, insomma, è un album a volte anche abbastanza coraggioso, perché ha affrontato comunque delle sonorità anche diverse rispetto a quelle che magari si sentono oggi. Soffermiamoci sulle sonorità, perché effettivamente hai mescolato sonorità e sei stato capace comunque di intrecciare atmosfere melodiose, una sintesi di armonia perfetta. Quindi sonorità, ma è la verità, complimenti a te, quali le sonorità che ti hanno ispirato, quali influenze anche sonore ti hanno ispirato nel preciso? Ma sicuramente l'alternative pop di Bon Iver, che è insomma una band che stiamo molto, in Antesa 25, tutta quella cerchia di artisti nordici, se vogliamo, che hanno questi brani molto suonati con le chitarrone, e poi vocalizzi con i vocoder sulle voci. Poi c'è sicuramente un'influenza del punk rock, del rock e del cantautorato, poi anche che ho sempre ascoltato da quando ero bambino, ed è sempre stato un po', diciamo, il mio obiettivo quello di unire, diciamo, il cantautorato italiano a delle sonorità tipicamente angloamericane. Perché stimo molto gli artisti inglesi e americani, e secondo me hanno una qualità a volte molto spesso superiore, diciamo, perché c'è un lavoro dietro al suono molto più grande rispetto a quello al quale di solito siamo abituati, e non è un caso che poi all'interno dell'album esista anche una collaborazione con i Will and the People, che è una band che stimo moltissimo, di Londra. Tutta in inglese, ovviamente, quella insomma è stata una delle tante storie. Reduce dal Festival di Sanremo in questa edizione questo brano che per appunto ha spopolato e è piaciuto tantissimo, Terzo Cuore. Cosa ti ricordi di questa esperienza? Ma mi ricordo l'amore che abbiamo messo in studio con Riccardo, tutti gli amici che sono venuti a trovarmi a Sanremo, gli amici di quartiere, gli amici sparsi in giro per l'Italia che ho conosciuto nei miei viaggi in furgone, e tanta gioia, tanto rispetto per quel palco, tanto amore. È stata una bella esperienza. Una bella esperienza, però permettimi, ecco, di sollecitarti anche questo spunto di riflessione, perché sei qui a Napoli, tu per l'appunto anche in quell'occasione hai condiviso il palcoscenico con un artista tutto napoletano, Edoardo, certo. Bennato, e quindi io ti chiedo, oggi qui a Napoli, che rapporto hai con questa città e con i suoi artisti, e quindi anche con Edoardo Bennato? Certo, guarda, a Napoli a me mi mette sempre di buon umore, e credo che comunque sia una città che sia rimasta ferma in un tempo in cui le persone erano molto più disponibili nei confronti del prossimo, e quindi questo comporta il fatto che ogni volta che si arriva a Napoli se ne torna poi dopo più grandi, migliori, perché ti riempie sempre il cuore di umanità. E Edoardo è una persona appunto incredibile, un maestro per me, ci sono cresciuto con i suoi dischi, e mi ha fatto vedere appunto, ha fatto conoscere il quartiere dove è nato, a Bagnoli, a Napoli, mi ha fatto girare appunto i quartieri da dove con i suoi amici partiva e faceva gli stadi negli anni 80, e poi insomma ascoltarlo è sempre un grande onore. Un grande onore, esatto. Un grande tu hai le idee in chiare per quanto riguarda il mondo della musica, però vivi fra i grandi del cinema, del teatro, che strada vuole intraprendere lei oggi? Ma Leo segue un po' la strada che gli si presenta sotto i piedi e cerca di emozionarsi ogni giorno con le cose che ha, e poi non si sa mai nella vita quello che può succedere a un individuo, magari vado a vivere su un'isola un giorno, non so, da qualche parte a tagliare noci di cocco. Ritorniamo a quel mondo felice, no? Quel mondo esatto, un po' utopico, esatto. Che appunto magari da Agartha, magari che è appunto iconico in questo momento per la presentazione di questo tuo nuovissimo album. In conclusione, annunciamo ai tuoi fan e ammiratori quali le date live che possiamo annunciare, quindi in modo che possano averti proprio a stretto contatto, sì. Ma soprattutto che cosa vogliamo dire a loro, agli ammiratori e a tutti coloro che vorrebbero intraprendere il tuo percorso, ma sicuramente non è facile, quindi magari hanno bisogno di un tuo consiglio. Beh, ma che non sia facile in realtà non è vero, nel senso che la musica in realtà dipende quali sono le ambizioni che hai,
però cioè, in realtà chi vuole fare musica è sempre ben accetto e c'è sempre la possibilità comunque di farla e di farla a modo nostro, in modo molto personale. Cioè, di la musica regala emozioni, non si fa secondo me per diventare famosi, poi quello è un effetto che viene dopo se ci metti tanto amore, credo, e dedizione. E per quanto riguarda le date live, le annuncerò penso la prossima settimana, non lo so ancora, perché appunto le stiamo definendo, ma dovremmo suonare quest'estate in giro, quindi le annuncerò sui social. Ti aspettiamo. A voglia. La strada per la carta, Terzo cuore è il brano che abbiamo già conosciuto, ma quello che piace maggiormente a Leo Gassman? Ma prima una bambina mi ha detto Terzo cuore, in realtà cioè, ci sono tanti brani che ho tanto a cuore, Fili dei fiori forse che è il brano che chiude l'album, ha un significato importante a livello sociale, anche mio personale, umano, quindi sicuramente è uno dei brani al quale sono più legato e del quale sono più soddisfatto di aver lavorato. Complimenti davvero per questa bella, insomma, carriera che stai intraprendendo, avanti tutta. Ci si prova, dai. grazie a Leo Gassman per essere stato con noi a Mattina Live. Grazie, grazie mille. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Cavaliere, che meraviglia, tutti questi colori e profumi. Vedi Antonella, la qualità e la freschezza danno sempre buoni frutti. Sa cosa mi piace di MD? Che ci sono prodotti buonissimi. Buonissimi anche nel prezzo. Certo che da MD c'è proprio tutto. Anche quello che non ti aspetti. Cavaliere, ma come diciamo tutto questo? Come sempre. MD, buona spesa Italia. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in Via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Eccoci qua, siamo prontissimi per un nuovo pranzo, una nuova ricetta. Che cosa ci preparerà quest'oggi, Chef Ferio? Vedo il colore rosso. È rosso perché come io ho abbinato la mia giacca da chef. Esatto, il nostro peperoncino. Oh, è bello il peperoncino sotto il mio nome. Esatto, bello, Chef Saverio Donizetti. Sì, Donizetti, che nome importante. Donizetti, il musicista. Imparentato, Sei imparentato. Certificato, che bello. Quindi Mary, oggi ricetta divertente, bella. Vedo davvero dinamica. Delle... C'è appunto il peperoncino. Vecchia come il mondo, sì, vecchia come il mondo. Radicchio. Ma abbiamo realizzato uno gnocco di patate, abbiamo comprato uno gnocco di patate e lo facciamo in sugo di radicchio, gamberi e pecorino. E pecorino, allora siamo tutti attenti. Pochi passaggi, ma ricevere le linee guida per preparare questa ricetta di oggi, le linee guida essenziali. Esatto. Due pensieri in questo caso per il radicchio.
sbollentarlo o non sbollentarlo? Questo ce lo devi dire tu, chef Ferio. Sbollentarlo o non sbollentarlo, questo è il problema. Per la mia Bibbia, per il mio Vangelo di cucina, non sbollentarlo. Ma passarlo. Perché non è il più radicchio, questo è un radicchio, diciamo, molto comune. Quindi avremmo usato un radicchio trevigiano, un radicchio un po' più nobile, più importante, allora vi consiglio di sbollentarlo e raffreddare in acqua fredda, perché è molto deciso, molto intenso di sapore. Ma in questo caso usare un nostro radicchio comune, dolceastro e amaro allo stesso tempo, ma equilibrato, quindi io preferisco non sbollentarlo, ma di passarlo in padella e basta. Perfetto. Quindi, ma se anche a voi disturba quel retrogusto, ma che equilibrio il piatto, lasciate stare, sbollentatelo e evitate il problema. Quindi Mary, sbollentarlo che significa? Portare ad ebollizione l'acqua? Mettere sì in acqua salata e appena ritorna il bollore alzare e raffreddare subito in acqua fredda. Assume un colore un po' più scuro, ma dove c'è gusto non c'è reato. Esatto. Dice così? C'è perdente. Allora, Mary, peperoncino non tritato, ma bello così. Bello intero? A pezzi, bello, vedi? Quindi bella fiamma. Gnocchetti, radicchio, gamberetti e gamberetti. E pecorino romano. Allora, noi oggi usiamo i gamberetti sgusciati, ma semmai, casomai, una domenica bravo, una voglia, è un po' più di tempo soprattutto. Beh, quello è facile però i gamberetti anche perché... Esatto, li sgusciamo e non gettiamo via le teste, ma bensì le inseriamo in padella insieme al radicchio, prima del radicchio, le mettiamo in padella, facciamo un semifumetto, quindi insaporiamo l'olio, diamo una marcia in più. Un po' diversa, esatto. Quindi potete sicuramente preparare questa ricetta anche di domenica, mi sembra, perché di c'è un po' più di tempo da dedicare, quindi il marito si sveglia di buon mattino, porta la colazione, esatto, va dal pescivendolo, fa la spesa, lo porta e tu moglie, esatto. Però io avrei ancora un'altra idea che dice, forse piace che di più. Prenotate da Mangiando sul Serio, che si trova a via San Massimo 131, e lì mi chiedete il da farsi. Esatto. È vero, è quello che volevi dire? Esatto, perfetto. Esatto. È proprio questa l'idea. A questo punto mi piace questa altra alternativa, perché ogni tanto tiriamo l'acqua al nostro mulino, no? Che ci sta bene. E possiamo preparare questo piatto il sabato, il giorno precedente a quella che sarà la passeggiata. E da me da venite a chiedere qualche altra cosa. Esatto. Allora Mary, visto che abbiamo usato un gambero sgusciato, abbiamo inserito prima il radicchio, ma nel caso che ti ho elencato prima, inseriamo prima i gamberetti, le teste dei gamberetti. Dopo con i gamberi sgusciati, esatto, e poi con i gamberetti, e poi con il radicchio. Vedi? I gamberetti in questi casi lo mettiamo dopo, perché già è un prodotto decongelato, quindi è ricco d'acqua. Qui deve essere ricco di gamberetti, no? Deve in questo caso li tengo e li metto, eh. Non vado a spesa. Vedi, alziamo la fiamma al massimo. Anche oggi è un piatto molto colorato. Colorato, bello, divertente e diverso. Divertente, diverso. Con un mordente in più, il radicchio. Che ci piace, tra l'altro. Il peperoncino. Il radicchio, quali altre, ecco, le funzionalità, nel senso come possiamo utilizzare il radicchio in cucina? Perché noi siamo solito utilizzarlo solo per semplici e probabilmente banali insalate. Assolutamente esatto. No. Però oggi c'è una versione diversa del radicchio. È l'ultima funzione, quella del radicchio in insalata. Secondo me tu prepari al tuo ristorante Mangiando sul Serio anche delle vellutate. In no, mille, esatto, in mille versioni di radicchio. Dal radicchio classico alla griglia. Anche grigliato, sbollentato, sì, a voglia di risotti con radicchio e gorgonzola.
Non potete immaginare il profumo che spigiona questi gamberi, eh? È vero, è vero. E tra l'altro anche, non so se sia il profumo di mare, anche un po'. Di mare. Il profumo che si sente che va un po' a contrastare. Caliamo gli gnocchi. Siamo pronti con gli gnocchi, eccoli lì, di patate, questa volta non sono ripieni ma sono semplici. Ah, li ricordi gli gnocchi ripieni? Sì, eh? Buonissimi, belli. Buonissimi. Con speck e brie. Ma visto, bravissima. Buoni. Però io so che a tuo ristorante mangiando sul serio invece c'è la bufala all'interno. Cosa brava. C'è? C'è proprio spigola. E patate. E patate, quindi ci sono tante varianti, sono questi gnocchi che loro preparano a mano, quindi con tanta devozione, tanta passione, con ma molta con devozione, tanta richiesta da parte davvero dei commensali, perché piacciono tantissimissimissimo. Mary, intanto anche oggi il piatto facile da preparare, lo sapete, Chef Ferio propina dei piatti affinché possano essere facilmente poi replicati da voi in tempo breve, ecco, anche da un punto ci potete impiegare qualche minuto in più, anche dal punto di vista proprio del prezzo della spesa, no? Poco dai. Piatti nobili, particolari, esatto. Creativi, invitanti, anche ma che costano poco. Ma gli ingredienti che mettiamo, anche se costano poco, ma sono in piccola grammatura, quindi non è che incidono sul nostro budget quotidiano, no? E poi se dovesse incidere sul budget quotidiano, domani leggera, bella pasta e patate e recuperiamo il budget di due giorni. Esatto. Quindi c'è sempre la soluzione a tutto. Allora Mary, gnocco pronto. Pochi minuti di cottura. Chef, allora in realtà il piatto, quello che stiamo vedendo, ha il suo perché, però io so che tu puoi dare vita anche ad altre varianti. Ecco, come potremmo renderlo ancora diverso questo piatto? Questo qui con questi ingredienti qui? Sì. Mary. Lasciamo così. Poche varianti, sì, perché sono sapori che sposano bene insieme, almeno per il momento non vedo. Altro, aggiunta di altro. Tu sai che io sposo molto il momento, ma in questo momento non è che e vedo chissà che. Mary, ritornando al discorso della panna, no? Sì. Questo è un piatto dove metterei volentieri un po' di panna. Un goccio di panna. Non ce l'abbiamo un po' di panna, magari proviamo. Non ce l'abbiamo. Dai. Può essere, non ce l'abbiamo. Dai, proviamo. Io sempre tutto. Dai, proviamo. Vedi. Magari poi lo ricordiamo al pubblico che a loro scelta loro vi libero. Non era in programma. Non è in programma, quindi ma questa è una variante. Anche perché te l'ho suggerito un po', io ti ho pungolato. Ma perché proprio con radicchio andiamo, in questo caso c'è un perché. Andiamo a addolcire un poco quell'amarognolo del radicchio, che a me piace tantissimo, perché nappa la bocca, apre le papille, quindi gustiamo ancora di più i gamberetti. E poi mi piace perché amalgama, rende tutto tutt'uno, no? Il nostro countdown porta ancora un'ora e due minuti alla fine del nostro blocco. Quindi esatto. Stavo pensando se farlo durare un'ora e due minuti. In realtà questo la richiesta, piatto, noi abbiamo detto gnocchi, ma la richiesta era di capire come chef preparasse i gnocchi freschi e poi li riempisse. Ah, ecco, quindi ecco. Era calcolato. Esatto, esatto. Vuoi bene troppo. Perché noi vogliamo capire come si preparano gli gnocchi ripieni, perché ci sono piaciuti così tanto, Chef Ferio. Allora, Mary. Lo sapevo, Chef, non te l'ho detto, però conoscendo la tua preparazione è anche un po' scenografica. Molto anni 80, Non potevi esimerti da questa conchiglia. Mary, vedi, il peperoncino non lo tolgo dalla pentola, stranamente. Ma lo lascio perché questo, essendo peperoncini freschi, hanno ancora un po' mi di dolce, esatto. Dolce. Quindi non sono piccanti proprio. Definiti. Mi piace come hai preparato questo piatto. Cioè, è un piatto che non ha la meraviglia, capito, immediata, nel senso non che è non è un piatto wow, ma non è un piatto wow da mangiare. Esatto, non è sbalorditivo proprio nella preparazione infatti, nella resa proprio finale, però quel suo perché, a quella delicatezza e a quel fascino, quell'intrigo. Questo è un piatto che quando lo cucino a casa, mia figlia mi critica perché dice questo è fatto. A quell'intrigo che poi quando lo mangia, vai ad assaggiare piano piano, dici, però sai quando lo mangia, hai delle potenzialità ma non le riconosci subito, ma solo in un secondo momento. Ecco. E